Alex Liverani, 33 anni, faentino, fotografo professionista dall'età di 20, specializzato in fotografia di strada, è uno dei 10 nuovi concorrenti di Master of Photography, il talent show internazionale di Sky Arte che nella serata di martedì ha visto iniziare la sua terza edizione. Sotto il giudizio di maestri di fama internazionale, Oliviero Toscani, Mark Seeley, presidente dell'associazione Autograph ABP, Elizabeth Biondi, storica visual editor del New Yorker, i concorrenti dovranno superare 8 puntate, diverse prove per dimostrare le proprie competenze artistiche e tecniche. In palio 100.000 euro. Per Alex, che ha già ottenuto riconoscimenti importanti a livello nazionale e internazionale, un'imperdibile occasione per maturare come fotografo. Ho deciso quasi per gioco, mi ero candidato il primo anno, quindi ormai 3 anni fa, e dopodiché ho tenuto sempre in una cartella nel mio hard disk il format che avevo compilato e il video di presentazione, e anche quest'anno ho deciso di rimandarlo, e però ho avuto la sorpresa, diversamente dalle prime due edizioni, di essere scelto. Che sensazione provi a doverti cimentare col giudizio di fotografi internazionali? Mi è già capitato svariate volte in altri contesti, in altri concorsi, ma sicuramente farlo davanti alle telecamere, ma soprattutto dover giustificare le mie foto, doverle spiegare in lingua inglese, sarà probabilmente per me l'ostacolo più grande, ancora più di fotografare avendo magari tempi ristretti. Ecco, appunto, fotografare con tempi ristretti è una cosa che ti mette abbastanza soggezione, avrete poco tempo per pensare a come realizzare i vostri scatti. Allora, in realtà mi piace lavorare sotto pressione quando i tempi sono estremamente brevi e rapidi. Fotografo quasi sempre o per strada, dove quindi bisogna essere pronti a reagire al momento decisivo che si può presentare davanti ai nostri occhi, o addirittura magari in altri contesti come possono essere i matrimoni, dove appunto tutto avviene in maniera molto veloce e in maniera irripetibile. Quindi anche in questo caso, soprattutto per le prime puntate dove i tempi saranno più limitati, la sfida sarà complessa, però ci proveremo. Perché la fotografia? La fotografia perché è la cosa che mi riesce meglio di qualunque altra attività, qualunque altra disciplina, qualunque altro sport. E sono arrivato a un certo punto della mia vita che, per esclusione, ho eliminato tutte le altre attività che mi impegnavano durante la giornata e ho deciso di concentrarmi solo ed esclusivamente in questo. Mentre invece dalla fotografia hai scelto la street photography, sei anche l'ideatore, il cofondatore di un festival a Roma da livello internazionale. Come mai la street photography? La street photography penso che possa essere la disciplina fotografica nella quale sia necessaria improvvisazione. Soprattutto mi ha sempre affascinato il fatto di uscire di casa e non sapere l'immagine che avrei trovato davanti ai miei occhi di lì a poco. E quindi proprio questo effetto di imprevedibilità è ciò che mi affascina maggiormente. La tua passione poi la racchiuderai anche in un libro dedicato al Giappone, un libro molto importante. Sì, sicuramente sarà un'altra esperienza importante. Prossimamente, a brevissimo, uscirà il mio primo libro vero e proprio, perché in realtà nell'arco degli ultimi anni ho prodotto delle fanzine, delle pubblicazioni cartacee, ma questo sarà un libro con una casa editrice e soprattutto con la prefazione di Oliviero Toscani, che tra l'altro è anche uno dei giudici di Master of Photography. Martedì sera è andata in onda la prima puntata a Napoli, raccontami un attimo questa esperienza, com'è andata? È stato difficile, complicato, soprattutto essendo la prima puntata, non avevo ancora capito bene come sarebbero state le dinamiche del gioco, le dinamiche televisive, però mi sono estremamente divertito e lavorare, fotografare un ballerino per il centro di Napoli è stato sicuramente interessante. E devo dire la verità, in realtà sono stato anche molto soddisfatto del mio scatto. Nonostante non sia stato scelto tra le immagini, diciamo, vincitrici della puntata, però credo che come partenza sia stata positiva. Adesso potenzialmente arrivano altre 7 puntate, sperando di arrivare in fondo. Ecco, la presenza delle telecamere ti ha messo soggezione oppure sei riuscito a isolarti? No, ecco, è sicuramente complicato lavorare con diverse persone attorno, con le quali è necessario interagire, è necessario rispondere alle domande,
completare ciò che magari non è possibile vedere, quindi illustrare, spiegare perché si sta lavorando in quel modo e cosa si sta cercando. Però è divertente, in realtà dopo la prima ora della prima puntata mi sono trovato bene e tutto è stato molto più facile di quanto potessi pensare. Ecco, Master of Photography riserva al vincitore un premio molto importante, ma che cosa speri di ottenere da questa esperienza? Allora, al premio non ci penso, anche perché già il fatto di essere tra i 10 per me è una grande soddisfazione. Spero di ulteriormente crescere in fotografia e soprattutto avere la possibilità di entrare in contatto anche con persone con visioni dal punto di vista fotografico magari anche diametralmente opposte rispetto alle mie, per avere contaminazioni e appunto crescere quotidianamente.